Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo del mio mondo giocoloso e quest'oggi sono qua con voi per tenervi un po' di compagnia e dirvi che sono tornato. Per l'ennesima volta sono tornato perché per l'ennesima volta purtroppo sono sparito dal canale. Perché? Perché per me il canale, il mio mondo giocoloso, è importantissimo per me. È davvero una cosa di cui vado orgoglioso questo canale. Siamo quasi a 3.000 iscritti e diciamo per uno che tratta giocoleria è tantissimo, è come se io avessi 8 milioni di iscritti, diciamola così. E io ne vado veramente, veramente orgoglioso e io non penso a 3.000 iscritti come un numero, ma proprio io ci vedo una per una le persone, so che 3.000 persone sono tantissime, quindi sono davvero felicissimo. Però chiaramente nella vita ci sono delle priorità, ho avuto dei periodi un po' così, ho avuto molto da fare e così via, quindi purtroppo ho preferito trascurare il canale piuttosto che la vita vera, diciamola così, ecco. E quindi sono stato obbligato a non continuare il canale, però adesso sono tornato, un po' di tempo libero, quindi mi sto attrezzando. Ragazzi, cosa succede? Innanzitutto mi sono comprato un nuovo computer e tutto, insomma, mi sono attrezzato, tranquilli, e quindi sto tornando più attivo che mai. Ragazzi, perché sono sparito? Ho passato 4 mesi in un lavoro che mi ha tenuto lontano da casa, lontano da internet, lontano da tutto e mi ha tenuto impegnato tantissimo. Che lavoro è? L'avevo già annunciato sulla pagina Facebook ufficiale Il Mio Mondo Giocoloso, mettete mi piace se non l'avete messo. E cosa succede ragazzi? Ho fatto l'animatore turistico. Perché ho fatto l'animatore turistico? Beh, diciamo che è molto semplice. Io faccio giocoleria, a me piace tantissimo la giocoleria, il mondo della giocoleria, tutto quello che ha a che fare con la giocoleria e tutti anche i mondi vicini alla giocoleria. E quindi sono sempre riuscito un pochino ad arrotondare con la giocoleria, con un po' di eventini, un po' di spettacolini e così via, sono sempre riuscito a guadagnare qualcosa. Però diciamo che se io vado a fare un calcolo di tutto quello che ho guadagnato con la giocoleria, insomma, sono tipo 3 stipendi di un lavoro medio da operaio, quindi non ho mai guadagnato chissà cosa. E quindi ragazzi, ho detto, vabbè, proviamo a fare la giocoleria come mestiere, tra virgolette. Proviamo ad usare effettivamente la mia abilità di giocoleria per guadagnare qualcosa e soprattutto divertirsi. Questa decisione non mi è nata perché l'ho deciso io. Comunque era un'idea che mi girava già per la testa da tanto tempo. Ma sono stato contattato a febbraio 2016 da un villaggio turistico che mi ha proposto, tramite questo canale YouTube Il Mio Mondo Giocoloso, mi ha proposto di lavorare per loro, solo che mi avevano fatto una proposta di 350 euro, che ovviamente ho dovuto insistere io per sapere la cifra, e chiaramente 350 euro al mese per 4 mesi sono troppi pochi soldi, sono praticamente uno stipendio normale, insomma non ha proprio senso farsi lo sbattimento per 350 euro in nero, ragazzi. E quindi cosa ho fatto? Ho detto subito di no, ho rifiutato, però mi si è accesa una lampadina, ho detto ma dai, ma il mondo dell'animazione turistica non deve essere così brutta per me. E quindi mi sono messo a cercare in internet tante informazioni su questo lavoro, tantissima gente diceva che è difficilissimo come lavoro, non è per tutti, tantissima gente andava un po' contro questo lavoro, però io ho detto beh, proviamo solo a sentire qualcuno. E ho contattato 10-12 villaggi turistici e agenzie di turismo, di animazione, proponendo, dicendo guardate, io faccio giocoleria, ho un canale YouTube, ho già avuto un pochino di esperienza, basta, insomma. Nel giro di 5-6 giorni sono stato ricontattato da tutte queste tramite chiamate, mail e così via, e tutti erano molto positivi, solo che alcuni ti propongono di fare un corso, devi andare tipo a Jesolo, Lignano, questi posti marittimi, devi fare un corso di 3 giorni, devi pagarti te l'alloggio per quei 3 giorni, su uno sbattimento ti paghi il viaggio e per 300-400 massimo 500 euro al mese, non c'ha senso insomma. E tutte queste non mi hanno proposto più di 500 euro al mese e io non ho accettato, non tanto per il fattore del fatto che guadagno poco, ma soprattutto il fatto che loro mi dicono 500 euro, e secondo me è una cosa proprio di rispetto per me stesso accettare un lavoro solo che, come dire, che sia giusto, che sia equo il compenso, non solo perché i soldi sono importanti, ma proprio perché secondo me non ha senso farsi sfruttare. Questo è farsi sfruttare. Va bene che sono la prima esperienza, però 500 euro in un lavoro come l'animazione, che
che si sa che in un villaggio turistico non lavori mai 8 ore al giorno, ma molte di più, lo sapevo già, insomma non ha molto senso, ecco. Soprattutto è un lavoro saltuario che fai 4 mesi, quindi insomma dovrebbe essere un po' più alto lo stipendio rispetto a uno che lavora fisso, diciamola così. E quindi ho detto no. Però stavo abbandonando le speranze, ero un po' in negativo, e mi ha contattato un ragazzo, Max, che mi ha parlato super super amichevole, dice guarda mi piace il video, così via, troviamoci, perfetto. Ci siamo trovati a metà strada, abbastanza vicini dal villaggio turistico, che il villaggio è 1 ora e 40 da casa mia, quindi mi manca decentemente bene, e ha detto bene dai, ci siamo trovati in un centro commerciale, ero tutto nervoso così. Però alla fine, quando è arrivato, mi ha subito messo a mio agio, mi ha offerto la colazione, abbiamo chiacchierato, non sembrava un colloquio, ho fatto tanti colloqui ed ero sempre nervosissimo. Però, vi giuro, in questo colloquio mi sembrava di essere con un mio amico, ve lo giuro, che conoscevo da tempo, non so spiegarvi, però mi ha messo subito a mio agio e mi ha lasciato una sensazione positivissima. E riuscivo anche a fare qualche battutina, a fare lo stupidotto, insomma è stato molto molto bello. E già da là ho visto che lui fa animazione ed è così, ed è simpatico, è estroverso, è proprio semplice, semplice, diretto, si diverte, proprio la prende molto alla leggera, come piace a me vivere. E quindi subito mi ha messo molta simpatia. Io ho portato le palline, gli ho fatto vedere un po' di giocoleria, gli ho fatto vedere le palline che si possono costruire, che gli ho proposto di costruire le palline per fare laboratori e tutto. Gli è piaciuto molto, sono stato felicissimo e mi ha detto ok, perfetto, ti prendo, lavori con noi. Fine. E poi abbiamo cominciato a chiacchierare, mi ha raccontato un po' le esperienze che ha fatto lui come animatore, così via, mi ha spiegato moltissime cose, è stato bellissimo ascoltare, mi ha incuriosito tantissimo, ragazzi, mi ha mostrato un bisogno di foto, di video, figata, non vedevo l'ora di cominciare, però era febbraio, io avrei cominciato a maggio, quindi rendetevi conto, mi ha offerto il pranzo e poi ci siamo salutati, ci ha sempre tenuto a rimanere in contatto con me tramite WhatsApp, telefonato, è stato carinissimo e mi ha fatto sentire molto sicuro, perché chiaramente uno che ti dice ti prendo al primo colloquio, poi non si sa mai effettivamente se ti darà mai il contratto, se ti assume davvero. Insomma, in questo mondo capitano troppi inconvenienti, i classici ti faremo sapere, così via. Insomma, tutti li conosciamo. Quindi ero felicissimo, ma avevo sempre un pochino di paura che alla fine non riuscissi a ottenere questo lavoro. E invece è stato onestissimo, nel giro di 2 settimane avevo già il mio contratto che ho firmato, era tutto in regola, perfetto. Perfetto, l'ho confermato. Ero emozionatissimo e infatti il 10 maggio sono partito per la volta di Eraclea Mare, che il villaggio Eraclea Mare si chiama Porto Felice, andatelo a vedere, una figata, e io praticamente il primo giorno non ho fatto un cavolo, perché la mia giornata lavorativa cominciava dall'11, quindi il primo giorno io non ho fatto niente, mi sono fatto la spesina, che sto villaggio turistico c'è il supermercato, il ristorante, il bar, c'è tutto. E quindi io mi sono adattato un pochino al caravan in cui vivevo, che è una sorta di roulotte, mi sono adattato un po', ho fatto dei giri per i villaggi, insomma è stato molto molto bello e rilassante. Il giorno dopo ho cominciato a lavorare e ho cominciato a non fare l'animatore, perché non c'erano ospiti, non c'erano turisti in quel momento, in quei primi giorni, e quindi perché chiaramente l'11 maggio, proprio l'inizio, ho appena aperto il villaggio, e stavamo montando tutto quel che serviva per l'animazione dell'anno, quindi il palco, il teatro, insomma, e tantissime attrezzature, le porte da calcio, le reti di beach volley, insomma un casino di roba c'è da fare, e ci siamo messi sotto. Cosa succede, ragazzi? Poi siamo partiti con l'animazione, insomma, ve la taglio un po' corta, insomma sono 4 mesi, sono partito il 10 maggio, ho finito il contratto l'11 settembre, quindi ve la taglio un po' corta se lo facciamo notte. E cosa succede, ragazzi? L'animazione è questo, vi faccio un esempio. La mattina io ci trovavamo in teatro alle 8:30 tutti gli animatori, quindi ci si arrangiava un po' a svegliarci, fare colazione e così via, e ci si trovava in teatro alle 8:30 di mattina. Ci si trovava alle 8:30, si stava insieme, si chiacchierava, si faceva un briefing, un brainstorming sulla giornata che dovevamo affrontare, su cosa c'era da fare, e se c'era qualcosa tipo balletti da ripassare o qualunque cosa si faceva la mattina direttamente, perché poi ognuno andava alla propria attività, tutti con la propria bicicletta si andava alla propria attività, ci si divideva e ci si rivedeva dopo più tardi.
Per esempio, io all'inizio facevo beach volley. Cosa significa fare beach volley? Ci sono due campi da beach volley, cioè tutta l'area sportiva ci sono due campi da beach volley, un'area di tiro con l'arco, cioè altri campetti da calcio, vabbè, che però sono liberi, poi ci sono due campi da calcio grandi chiusi che gestiamo noi d'animazione, c'è il campo da basket, campo da tennis, insomma c'è di tutto, quattro tavole da ping pong, sono veramente accessoriati bene. E io per esempio all'inizio mi avevo messo la mattina a fare dalle 10 alle 12 beach volley. Cosa significa fare beach volley? Perché io non sapevo benissimo cosa significasse fare l'animatore turistico, come tantissima gente non lo sa. L'animatore non deve fare solo una cosa, cioè non c'è un animatore che fa solo beach volley tutto l'anno e basta, ma ogni animatore deve imparare a fare praticamente tutto, perché si lavora in gruppo e quindi si impara a fare tutto. Se c'è uno che deve montare le lampade, te devi essere comunque in grado di aiutarlo, non perché devi, non è fondamentale, ma io ho imparato là che proprio mi veniva spontaneo voler aiutare i miei compagni, perché eravamo compagni di un'avventura tutti insieme e quindi volevo essere il più utile possibile. Se avevo 5 minuti in cui stavo fermo, mi dispiaceva stare fermo sapendo che ci sono milioni di cose da fare e quindi chiedevo se serviva una mano e davo una mano, anche in magari cose che non erano di mia competenza, come le luci del palco, chi cacchio le sa usare, però chiedevo se serviva una mano e così, se serviva una mano, potevo imparare qualcosa di nuovo. Molto molto bello, ragazzi, proprio un'esperienza incredibile. E quindi io ho fatto praticamente quasi tutto, ho spaziato tantissime cose. E quindi mi dicevo, beach volley cosa significa? Parte alle 10 e finisce alle 12, i campi da beach volley sono aperti sempre, ma io vado a beach volley e gestisco l'attività dalle 10 alle 12 tutte le mattine, tranne il sabato. Scusate, sono malatissimo. Vedi cosa significa, ragazzi? Io vado là, c'è già della gente perché vengono dati in giro gli orari di tutte le attività, c'è già della gente che si prepara, io devo arrivare un po' in anticipo, sistemo al campo e tutto, e poi chiacchiero con la gente e le divido in squadre. Perché? Perché è fondamentale l'animatore in un'attività. L'animatore dà un gusto incredibile ad ogni attività. Perché in pratica l'animatore è quello che porta delle regole e è quello che deve far rispettare le regole, far rispettare l'ordine, è quello che fa giocare facendo divertire la gente, evitando che la gente litighi, che capiti un casino, facendo in modo che le squadre siano equilibrate, è quello che divide i gruppetti. Per esempio, ti vengono sei ragazzi in vacanza e loro sei stanno sempre insieme, loro se non c'è l'animatore, loro sei stanno tutti in squadra insieme. L'animatore è quello che prende questi sei ragazzi e li mette in squadre diverse in modo che facciano amicizie con altri ospiti, è bellissimo. Non è importante se questi ragazzi hanno 15 anni e gli altri ne hanno 40. In villaggio turistico anche il tedesco 15enne e l'africano 50enne faranno amicizia perché vogliono solo divertirsi in villaggio e vengono distrutte le barriere di comunicazione. Ed è bellissimo, ho visto tantissima gente fare amicizia, chiacchierare, giocare insieme, anche se arrivano da culture totalmente diverse e non parlano un linguaggio uguale, quindi si capiscono a gesti, a segni, a sport, proprio un linguaggio universale lo sport, è bellissimo, ragazzi. E quindi l'animatore deve riuscire a far rispettare le regole, ovviamente evitando tutte le situazioni di scontro, quindi non deve mai andare in scontro con un ospite, deve riuscire a far rispettare le regole e però se proprio proprio serve far capire in casi proprio pesanti, far capire che è l'animatore che comanda, è l'animatore che decide e non gli ospiti e quindi l'animatore ha molto potere, deve riuscire a saperlo usare in maniera equa e giusta. È molto molto difficile capire questo concetto, ma una volta che si è in un villaggio turistico come animatore è molto più semplice di quel che sembra, ecco. Perché è un ambiente bellissimo in cui tutto ti viene facile, anche perché sei sempre in gruppo, è sempre bellissimo, sei sempre in mezzo alla gente, è davvero difficile non appassionarsi a questo lavoro. E qua volevo arrivare, c'erano tantissime attività, ho fatto beach volley, ho fatto tiro con l'arco, ho fatto calcio, tiro con l'arco è bellissimo, ve lo spiegherò meglio con calma, ragazzi. Ho fatto calcio, ho fatto veramente di tutto e di più, era bellissimo, ragazzi, ve lo giuro. Mi è piaciuto tantissimo. Io sono rimasto quasi tutto il tempo, nella giornata, cioè la mattina e il pomeriggio, ero praticamente sempre nell'area sportiva. Ogni tanto ho fatto anche l'aiuto bagnino in spiaggia al mare, bellissimo ragazzi, dovevo controllare che le panchine, che le panche degli ospiti ristoranti a Porto Felice fossero riservate solo agli ospiti di Porto Felice e non prese da
gente esterna da Porto Felice, ecco. E quindi anche là è un qualcosa di diverso, molto diverso, si impara moltissimo anche là. Poi la sera facevo sempre gli spettacoli, dalle 8 e 15 si cominciava con la baby dance, quindi si facevano ballare i bambini, c'erano delle ragazze sul palco che ballavano e i bambini sotto il palco sulla piazzola ballavano al ritmo delle ragazze, stavo per dire bambine. E ovviamente ogni canzone saliva uno, due, tre bambini a chiamata, salivano sul palco e ballavano con loro. Io all'inizio, tutto il primo mese, ballavo in mezzo ai bambini vestiti in maniere buffe. Non vi dico quanto sudavo, mi vestivo da Teletubbies, da Ranocchio, di tutto e di più, ovviamente vestitoni pesanti e non mi dovevo togliere i vestiti e quindi immaginate quanto sudore, che schifo, quanto puzzavano, non avete idea, però anche era un'esperienza indimenticabile, cioè. Il fatto che io ero vestito da Teletubbies in mezzo a tantissime persone, in mezzo ai bambini, dovevo ballare, che poi io non so ballare, quindi era anche quella un'esperienza nuova e difficile per me. E quindi, ragazzi, era difficilissimo, ma dopo 2 o 3 giorni non avevo più il braccio, non avevo più vergogna, mi buttavo, facevo lo stupido, mi divertivo, non mi dava fastidio che la gente mi guardasse, ridesse, perché villaggio turistico, non rivedrò mai più queste persone, chi se ne frega. Non me ne fregava proprio più niente, mi divertivo e basta, senza star a pensare che mi dovevo vergognare perché ero vestito in maniera buffa. Cioè, proprio non mi importava, ragazzi, era una sensazione assurda che ho ancora oggi. Non so spiegarmi, però è davvero davvero bello abbandonare tutti i dogmi e le barriere, ecco, diciamolo così. Poi, scusate, sono raffreddatissimo malato, ragazzi. Poi cosa succede? Dopo, finita l'oretta di baby dance, dalle 9:15, 9:20, cominciava la serata vera. E cosa si faceva? Ogni sera un qualcosa di diverso. C'era la serata karaoke, la serata in cui si faceva uno spettacolo teatrale, c'era un musical, la serata di sketch, c'era veramente tantissima roba. E ogni sera variava tantissimo. C'era la serata di giochi, bellissima. E ovviamente noi dell'animazione siamo sempre parte integrante, l'animatore deve salire sul palco e fare spettacolo, fare scena, c'erano veramente tantissimi, tantissimi momenti per salire sul palco e farli stupidi, far divertire, era bellissimo. Ovviamente io essendo la prima esperienza non ho partecipato tantissimo all'animazione sul palco perché chiaramente prima esperienza. Posso sì fare qualcosa, ma fino ad un certo punto ho partecipato a svariati sketch e spettacoli, ma chiaramente essendo io non un ballerino, non so cantare, non so recitare, diciamo che è stato già difficile per il coreografo farmi fare quello che mi ha fatto fare, infatti è stato un mito perché io sono proprio, se io sono sul palco e non ho le palline in mano, io sono un tronco, se devo ballare e farlo stupido, io sono un tronco rigido così perché non so tanto muovermi in quel mondo teatrale, diciamola così. Non sono un improvvisatore nato, ecco, mi sento molto a disagio e infatti era difficile per me, però il coreografo ha avuto fiducia in me e ha provato a darmi più spazi possibile ed è stato bellissimo, ho tutte le riprese perché ho fatto tutte le riprese di tutti gli spettacoli e verso agosto abbiamo fatto uno spettacolo chiamato Cabaret Circus in cui trattava sempre di circo e io ragazzi ho fatto uno sketch, un intero sketch di giocoleria. E ve lo devo portare assolutamente, ce l'ho, ve lo porto il prima possibile. Dopo questo video, con me che ve lo commento e vi racconto come abbiamo fatto a farlo, come è nata l'idea e tutto. Fidatevi, vi piacerà, ragazzi. Poi cosa succede, ragazzi?